della malattia. Questo è importante, capire il senso della malattia. Allora intanto mi metto qui perché sono entrato a fare in cattedra. I professori che mi hanno insegnato anche la medicina. È acceso? Sì, quindi sentite, no? Mi ricordo diversi, diciamo pochi, mi hanno veramente dato tutto se stessi e ci credevano, credevano in quello che facevano. Altri invece purtroppo non facevano altro che parlare di cose che derivavano da quella che viene definita medicina scientifica. E qui c'è il vero problema, cioè oggi si vorrebbe sempre più parlare di scienza medica. La medicina non è una scienza, non può essere una scienza, perché è l'unica branca del sapere umano che, insieme alla psicologia, tratta soggetti e non oggetti. La giurisprudenza, per esempio, tratta oggetti, l'architettura tratta dimensioni oggettuali, quindi la giurisprudenza tratta oggetti che sono le leggi, l'architettura tratta dimensioni oggettuali che appunto sono gli edifici, gli appartamenti. Quello di cui stiamo parlando invece, nel campo della salute, del benessere, quindi della dimensione medica, è di interagire con soggetti. Cosa significa soggetto e non oggetto? Significa che quello che voi eravate all'una e mezza quando siete entrati in questa sala, non siete adesso. Voi avete ricevuto nuove informazioni, queste nuove informazioni sono entrate in risonanza con le vostre convinzioni e con le vostre credenze e si è creato già a livello proprio di energia, del vostro campo energetico, una trasformazione. Quindi se potessimo avere uno strumento che potesse misurare il livello energetico di ognuno di noi, vedremo che sicuramente già in 3 ore tutto è cambiato. Questo perché? Perché noi pensiamo di essere delle persone, vi ricordo sempre che persone deriva da dato personale per entità vibranti, quindi degli individui, siamo fatti di un corpo e il corpo all'università ce l'hanno fatto sviscerare su libri di migliaia e migliaia di pagine e da questo punto di vista un medico non dovrebbe avere dubbi su quello che è il paradigma biochimico e quindi fisico dell'essere umano, quindi quello che è legato proprio alla dimensione corporea, ma siamo fatti anche di una mente e qui già cominciano a esserci dei problemi perché immaginate che la mia generazione, cioè i medici che hanno da 50-60 anni oggi, che si sono appunto laureati nei primi anni 80, metà degli anni 80 e alla fine degli anni 80, per questa classe di medici l'esame di psichiatria era facoltativo. Vi posso assicurare, io mi sono laureato a Firenze, che soltanto il 10% degli studenti di medicina faceva questo esame. Quindi abbiamo una generazione di medici che sono quelli della mia età, che oggi occupano magari i posti di primariato negli ospedali, che non conoscono la psichiatria, cioè non hanno studiato neanche la clinica psichiatrica, che è una delle ultime cliniche che si fa al sesto anno. Quindi questo cosa significa? Che non riescono a mettere in correlazione la mente col corpo, cioè la psiche col soma. E quindi spesso sono persone che voi andate da questi medici e loro trattano soltanto l'aspetto fisico, quindi l'aspetto biochimico, l'aspetto materiale, ma noi siamo delle entità corporee dotate di mente, ma non basta, c'è anche l'anima. E qui bisogna invertire il paradigma, noi siamo degli esseri animici, siamo delle anime incarnate in un corpo dotato di mente. Quindi tutto deve essere completamente sconvolto da questo tipo di visione. Siamo delle entità animiche perché siamo entità vibranti di questa coscienza globale che permea di sé tutti gli universi. Sapete che non esiste un solo universo, ma ne esistono 10 elevato alla 500, per cui chi ha creato tutto questo è veramente un'entità che sa quello che sta facendo e quello che continua a fare. E 10 alla 500 universi, il numero 10 elevato alla 500 e il numero 10 seguito da 500 zeri, che è qualcosa di inimmaginabile, potremmo dire infinito quasi. Ebbene, all'interno di un piccolo pianeta che si trova all'interno di un sistema solare, nella periferia di una piccola galassia che si chiama Via Lattea, in questo universo sterminato che si trova assieme ad altri 10 alla 500 universi, c'è questo pianeta e ci sono questi esseri, queste entità, queste anime che si sono incarnate perché sono entrate in un corpo dotato di mente, perché evidentemente sono qua perché hanno una missione da compiere.
c'è un vero motivo per cui siamo qua. In tutto questo voi penserete, ma come si inserisce la sofferenza? Perché viviamo in un pianeta dove c'è solo distruzione, vediamo intorno a noi sofferenza, e perché esiste la malattia? Questo è il dubbio che si dovrebbe porre poi ogni medico, perché io vedo tante persone ogni giorno che mi vengono a raccontare disagi enormi, sofferenze, patimenti di tutti i tipi. Allora, come medico, tanto non mi è bastato lo studio della medicina, perché ho voluto anche specializzarmi in psichiatria, perché volevo cercare di capire come funziona la psiche. E poi ho avuto la mia crisi professionale ed esistenziale, e a quel punto ho scelto di diventare un medico olistico, cioè un medico che potesse vedere la globalità della persona, quindi la dimensione del corpo, la dimensione della mente, ma soprattutto la dimensione dell'anima. E quali sono le mie conclusioni? Sono che quando è che il corpo soffre? Quando è che il corpo manifesta dei sintomi? Quando i bisogni e i desideri dell'anima, perché l'anima ha dei bisogni e dei desideri, non coincidono con le esigenze della mente, allora il corpo soffre. Quindi avviene una sorta di contrasto, di dissidio, tra quella che è la nostra dimensione animica e la dimensione mentale. In questa dimensione in cui la mente, come diceva Osho, mente, cioè ci prende in giro, perché questa mente, questa res cogitans cartesiana, non è altro che un'entità, un servomeccanismo che ci permette di sopravvivere in questa realtà di tutti i giorni, ma è semplicemente un servomeccanismo, cioè se noi la facciamo diventare ipertrofica, quindi cominciamo a pensare tanto, perdiamo il contatto con la nostra vera essenza, cioè con quello che siamo veramente, cioè con la nostra dimensione animica. Quindi cominciamo a razionalizzare e a mentalizzare tutto. Questo che cosa significa? Poiché la mente può essere paragonata al diaballon, diaballon è dal greco, colui che divide, colui che separa, colui che frammenta, perché la mente umana è un servomeccanismo che appunto abbiamo detto ci permette di sopravvivere, ma deve continuamente dividere, frammentare, separare, giudicare, e giudica il bene dal male, distingue il bianco dal nero, quello che è a sinistra a destra, quello che è in alto da quello che è in basso, perché è fatta per questo. Ripeto, ci serve, è un servomeccanismo, è fondamentale, ma se noi ipertrofizziamo questa nostra dimensione mentale, ci identifichiamo con i nostri pensieri e qui siamo nei guai. Perché tutte le volte che noi ci identifichiamo con la nostra mente, che appunto crea questi pensieri, nel momento in cui ci identifichiamo con i pensieri, assieme ad ogni pensiero c'è sempre un'emozione, emossazione, un'azione del sangue, qualcosa che sentiamo dentro, e spesso i pensieri negativi sono collegati con le emozioni negative, che sono la paura, il senso di colpa, la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, l'ira, e poi ci sono la tristezza, la nostalgia, il rammarico. Queste sono tutte emozioni, però le emozioni principali sono la paura, che diciamo essere la madre di tutte le emozioni, poi ci sono tutte le emozioni correlate con la paura, cioè che partono dalla paura, c'è sempre una paura nascosta, che sono il senso di colpa, la rabbia, e queste sono quelle principali. Allora, la nostra vita, cosa succede in questo caso? Che diventa un continuo ping pong tra passato e futuro. Dal passato vengono fuori i sensi di colpa, il non detto, il non fatto, il non vissuto, il rammarico, la nostalgia, ah se avessi fatto quello, ah se avessi detto quell'altro. Dal futuro viene fuori la paura, l'ansia anticipatoria, qualcosa che ancora non posso controllare, qualcosa che ancora non è successo, e comincio a preoccuparmi, mi preoccupo di qualcosa che ancora non è avvenuto. La nostra vita diventa un continuo ping pong, quindi tra passato e futuro, futuro e passato. Non riusciamo a vivere nell'unico tempo che esiste, che è il presente. Questa dimensione del presente, quello che gli antichi dicevano hic et nunc et qui ed ora, c'è realmente la verità. Allora, tutte queste cose di cui io vi sto parlando, evidentemente in alto le conoscono bene, perché l'unico modo per inculcare nelle persone la paura della malattia è quello di mettergli sempre più paura, e ovviamente ci sono delle strategie che Marcello Piano, ma Fabio prima vi ha illustrato benissimo, cioè devo creare nuovi malati e devo indurre nelle persone sempre più la paura della malattia. Allora, come si fa a uscire da questo circolo vizioso? Come si fa a uscire da questa dimensione mentale
per cui alla fine io come un automa vado a fare l'esame di screening perché mi è arrivato direttamente dalla ASL che sembrano quasi benefattori, no? Cioè ti hanno mandato l'esame a casa e poi io faccio ricerca del sangue occulto nelle feci semplicemente perché ho più di 50 anni o perché essendo donna, avendo 40 anni, devo fare lo screening mammario. Come si fa a uscire da tutto questo? Non bisogna avere paura, però se non bisogna avere paura io devo capire come funziona la vita e che cos'è la vita, e a questo punto se parliamo di malattie devo capire, devo comprendere che cos'è la malattia, da dove viene questa malattia. Allora parliamo, cominciamo dal corpo. Il corpo è fatto da 100.000 miliardi di cellule, è un numero pazzesco, 100.000 miliardi, perché è il numero 10 seguito da 14 zeri. L'universo, che ha 13 miliardi a 14 miliardi e 800 milioni di anni, esiste da 10 elevato alla 17 secondi, cioè il numero 10 seguito da 17 zeri. Se io volessi contare una per una tutte le cellule del mio corpo, e quindi del vostro corpo, impiegherei più di tre quarti della vita del nostro universo per contarle una per una. E sapete in quanto tempo queste cellule si ricambiano? Cioè vanno, praticamente nascono, crescono, si riproducono e muoiono. Un anno. In un anno tutto il nostro corpo è completamente cambiato. Domanda: ma allora perché una malattia cronica dura sempre? Perché un diabete dura tutta la vita e dicono che sia una malattia incurabile? Perché un morbo di Crohn continua a esserci, devo prendere per tutta la vita il cortisone o l'asacol? Perché la fite reumatoide continua a distruggere le mie cartilagini articolari? Se tutto cambia, se le cellule cambiano nell'arco di un anno, cos'è che non cambia? Evidentemente quello che non cambia è la dimensione mentale, cioè l'idea di essere ammalato. Quindi attenzione a quello che vi dicono i miei colleghi, perché spesso sono loro, attenzione, spesso lo fanno in buona fede, perché io so quello che gli è stato insegnato all'università e quello che è stato insegnato anche a me. Ci è stata insegnata una legge che poi ho scoperto essere legge dei contrari, no? Legge dei contrari significa: se hai un dolore, dai un antidolorifico. Se hai un'infiammazione, darai un antinfiammatorio. Se hai un'infiammazione batterica, darai un antibiotico, che è già una cosa terribile, antibios, antivita. Vado ad ammazzare il batterio cattivo che si trova nel focolaio tonsillare del bambino, magari faccio un tampone, trovo lo streptococco betemolitico e dico: questo è il batterio cattivo, adesso lo vado a sterminare, perché questo streptococco betemolitico nelle tonsille di questo bambino sta dando delle placche e quindi lo devo stroncare, lo devo eliminare. Ma c'è un piccolo problemino. Intanto lo streptococco betemolitico è ubiquitario e si trova nelle tonsille della maggior parte dei bambini. L'abbiamo avuto anche noi quando eravamo piccoli. Probabilmente ce l'abbiamo ancora oggi. Primo problema. Secondo problema, il buon Dio ci ha fatto con 100.000 miliardi di cellule, che è il numero 10 elevato alla 14, e ci ha messo nel corpo un numero di batteri che è 10 volte superiore. 10 elevato alla 15, un milione di miliardi di batteri. Un milione di miliardi di batteri in un corpo che è fatto da 100.000 miliardi di cellule. Allora, se questo buon Dio sta, io la nel libro Benattia l'ho chiamata matrice energetica, perché per me tutto è energia, e io seguo il primo principio della termodinamica: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e questa è l'energia. Ma se tutto è energia, c'è una matrix che crea l'energia. Bene, se questa matrice energetica, l'abbiamo chiamata Dio, la vogliamo chiamare, io la chiamerei Dea, ma quindi è un altro discorso, perché poi questa dimensione, se vogliamo dare un'entità, una connotazione maschile o femminile, dovrebbe essere femminile, ma qui entriamo in un campo religioso e quindi mi considererebbero eretico. Quindi questa matrice energetica ha messo in un corpo così perfetto 100.000 miliardi di cellule, 40.000 reazioni biochimiche al secondo per cellula, immaginate, un numero di batteri 10 volte superiore. Dire che questi batteri ci saranno, il motivo per cui ci sono, e non solo, ma se io vado a prendere un antibiotico, seguendo un paradigma che è quello mio, cos'è l'antibiotico? Allora, sta un tampone faringeo, streptococco betemolitico, tonsillite streptococcica, do al bambino l'amoxicillina, è una derivata della penicillina, perché qual è la mia credenza? Io sono medico, mi hanno insegnato che in questo caso devo dare un antibiotico antivita, perché devo andare a combattere il batterio che causa, il batterio cattivo, che causa la proliferazione, quindi all'interno della tossina che crea un focolaio. Però, mica vado, gli americani sapete che dicono che hanno i missili intelligenti, adesso hanno colpito l'ospedale in Afghanistan di Medici Senza Frontiere,
Perché loro pensavano di andare a colpire solo i terroristi. Poi hanno detto sì, però nell'ospedale c'erano i terroristi. Loro volevano colpire solo i terroristi, ma hanno distrutto tutto l'ospedale con il bacino, gli infermieri e i medici. Non esiste il missile intelligente, così come non potrà mai esistere l'antibiotico intelligente. Cioè, l'antibiotico al momento in cui entra nel mio stomaco si diffonde in tutto il corpo, mica si diffonde soltanto nel focolaio dove c'è lo streptococco pneumonitico all'interno delle quinte tonsillari. E questo è un vero problema, perché la maggior parte dei batteri che abbiamo nel corpo sono nell'intestino. E c'è la flora batterica intestinale, questi batteri vengono distrutti. E guarda caso, nell'intestino ci sono le nostre difese immunitarie, ovviamente sono in tutto il collettivo, il nostro sistema immunitario di equitario di tutto l'organismo, ma in particolar modo nell'intestino. E nell'intestino, pensate, c'è anche quello che viene definito secondo cervello, un cervello addominale, che è collegato direttamente con il primo cervello. Quindi immaginate quello che andiamo a creare quando diamo semplicemente un antibiotico perché il bambino è malato. Allora, questo cosa significa? Come medico io vi dico che l'antibiotico è un farmaco salvavita. Un farmaco salvavita perché può salvare una vita umana se sono in pericolo di vita. Una setticemia, per esempio, quindi una situazione in cui i batteri per un calo estremo delle difese immunitarie hanno invaso, stanno invadendo tutto il sangue, un antibiotico può salvare una vita umana. Così come il cortisone, dato una situazione in cui il paziente ha uno shock anafilattico con edema della clofide, perché è venuto a contatto con un allergene che ha creato quella situazione la quale sta soffocando, il cortisone endovena salva una vita umana. E io inietto il cortisone e nell'arco di pochi secondi si verifica una diminuzione dell'edema della clofide, quindi il soggetto ricomincia a respirare. Ma io non posso prescrivere un cortisonico, quindi il Benteran 0,5 mg, perché la mamma è preoccupata in quanto il bambino ha la tosse, la febbre, il mal di gola, il raffreddore, ha dato già la tachipirina, poi ha dato l'antibiotico, non funziona, chiama il medico per telefono prescrive Benteran 0,5 mg, 1/3, mi faccia sapere. Di questo che succede è la realtà di tutti i giorni. E io sono sicuro che molti di voi che avete sentito questo tipo di informazioni, quando uscirete di qua e tornerete a casa vostra, magari non so, vedrete il vostro nipotino con la febbre, vi preoccuperete e penserete, qualcuno di voi penserà, forse è meglio se gli diamo una tachipirina, perché quello che io vedo all'interno anche di persone che si curano con la medicina naturale è: io do a mio figlio la prionia o la bella donna se fino a 38,5, ma 36 la tachipirina, ma non abbiamo capito nulla, perché evidentemente cos'è la febbre? La febbre è un meccanismo di difesa, il corpo attraverso l'aumento della temperatura sta cercando di eliminare tossine, e il fuoco dell'infiammazione che si verifica all'interno del connettivo, che in quel caso sta permettendo di bruciare tossine che l'organismo non riesce evidentemente a eliminare attraverso i comuni emuntori. Quindi un bambino che ha la febbre, la mamma dovrebbe soltanto festeggiare, perché dovrebbe festeggiare il fatto che il bambino è sano. Perché il bambino vuol dire che ha un buon sistema immunitario. Queste parole che noi diciamo sono parole che vanno al vento, perché il 99,9% delle persone, soprattutto nel caso di mamme che hanno bambini, hanno la tachipirina in casa e la considerano un farmaco salvavita. Allora, dobbiamo uscire da questo paradigma, che è il paradigma biochimico, quello che ci hanno insegnato all'università. Qual è questo paradigma? Il paradigma biochimico è quello che si basa sul concetto delle molecole, quindi io medico prescrivo una molecola, ascia, acetil, salicilica, una molecola, l'aspirina, aumentin, che sarebbe la amoxicillina, è una molecola, per intervenire su un piano che è quello molecolare e per vedere se ci sono appunto degli effetti positivi secondo questo criterio per cui abbatto il sintomo, e il paziente a quel punto comincia a migliorare dal sintomo. Questo è il paradigma che ci hanno insegnato all'università, perché siamo fatti da tessuti, sistemi, organi, apparati, cellule, e le cellule sono fatte di molecole. Benissimo, e si sono fermati qua, perché un bambino della prima elementare direbbe: scusate, ma noi siamo fatti da sistemi, organi, apparati, tessuti, cellule, le cellule sono fatte di molecole. Ma le molecole sono come sono fatte? Che cosa sono fatte? Fate gli atomi. Scusate, ma gli atomi come sono fatti? Quindi vuol dire che io sono fatto di atomi, voi siete fatti di atomi. E gli atomi come sono fatti? Gli atomi, entriamo in un campo un po' strano, perché prendiamo l'atomo di idrogeno, che
quello che nella scala di Mendeleev, nella tavola di Mendeleev, si trova in alto a sinistra perché ha numero atomico 1, è un atomo semplicissimo, ubiquitario in tutto l'universo e ubiquitario anche nel nostro corpo, perché siamo fatti per il 70% d'acqua, il bambino ha il 85% d'acqua, il soggetto anziano ne ha il 50%, però, voglio dire, H2O, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, quindi è l'atomo più frequente, cioè l'atomo veramente ubiquitario. È un solo protone, con un elettrone che gli gira intorno. Bellissimo, semplicissimo. E se avessi una macchina per ingrandire quest'atomo, attenzione, sto parlando di noi, parlo di come siamo fatti, sto parlando di fisica teorica. Credo, se avessi una macchina che ingrandisce quest'atomo, questo primo atomo, quindi prendo un atomo dal mio corpo, un atomo di idrogeno, lo inserisco in questa macchina, e se questa macchina avesse la possibilità di ingrandire, e potesse ingrandire l'unico protone a cui gira, intorno al quale gira l'elettrone, l'unico protone, se faccio diventare un metro, se lo potessi far diventare un metro, l'unico elettrone che gira intorno a questo protone, sapete dove lo troverei? Alla distanza di 100 km. Cioè, Milano? Tra Bergamo e Milano ci sono 100 km? Di più, ma... No, tra Bergamo e Milano. No. Cosa c'è a 100 km da Bergamo? Brescia. Brescia? Verona, benissimo. Stasera io stasera andrò a Verona, benissimo. Allora, io stasera prendo il treno, devo prendere due treni, perché non c'è il diretto, per andare a Verona, perché domani sono a fare un seminario a Verona. Bene, immaginate di avere una macchina. Io ingrandisco il protone, l'atomo di idrogeno, e trovo l'elettrone, l'unico elettrone che gira intorno a Verona. E noi siamo fatti così. Infatti, gli antichi buddisti, tutte le tradizioni orientali dicevano, guardate che la realtà è maya, è illusione, è vuoto, siamo fatti di vuoto, e la fisica quantistica ce l'ha dimostrato. Questo che cosa significa? Che il paradigma biochimico, quello molecolare, è un falso paradigma, è un paradigma che può andare bene in emergenza, nelle unità di rianimazione, in terapia intensiva, perché con secondo questo paradigma, con un farmaco che agisce a livello molecolare, io vado a evitare un sintomo, a sopprimere un sintomo che in quel caso sta portando l'individuo alla morte, quindi ben venga quello. Ma se vado sul piano sottostante, su quello più in profondità, vado a interagire col paradigma biofisico, quello subatomico. In questo paradigma biofisico subatomico ci sono gli elettroni, ci sono i quark, perché sapete che i protoni sono fatti di quark, e ci sono le stringhe, e le stringhe sono le componenti ultime della materia. Le stringhe compongono i quark, che compongono i protoni, che assieme agli elettroni compongono gli atomi, che mettendosi insieme creano le molecole, che mettendosi insieme creano tutto ciò che esiste a livello della vita. Le stringhe, cosa sono le stringhe? Sono anelli vibranti, in base alla frequenza vibratoria creano tutta la realtà che conosciamo, dal tavolo all'essere umano, agli animali, alle piante. Quindi questo significa che tutto è vibrazione. Il principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Tutto parte dal verbo, tutto parte dalla vibrazione primordiale, dall'om, secondo le tradizioni orientali. Ma se tutto parte dalla vibrazione, le parole sono vibrazioni. E quindi quando un medico mi dice... No, dobbiamo fare la biopsia, non ci vedo chiaro, oppure dobbiamo fare lo screening, e dobbiamo andare avanti, e poi facciamo la colonoscopia, e poi andiamo avanti e facciamo la chirurgia, e poi la chemioterapia, e poi tutto il resto. Bene, quelle vibrazioni, quelle entità vibratorie entrano nel vostro campo energetico. E che cosa succede? O sono in sintonia, o sono dissonanti. Quindi io vorrei lanciare una lancia a favore, pensare una lancia a favore della classe medica. Attenzione, il medico fa quello che gli è stato insegnato di fare, non può fare altro. Poi che dietro ci sono le multinazionali, come ha detto Marcello Piano, beh, questo lo sappiamo tutti. Ma se voi andate dal medico, non può fare altro che dirvi quello che già tutti vi direbbero. Perché? Perché quello è il paradigma. Lui applica un paradigma che è quello biochimico, e una legge che si chiama legge dei contrari, che è quella che ci è stata insegnata all'università. Allora, se voi volete uscire da questo meccanismo, dovete percepire se dentro di voi c'è una risonanza o una dissonanza con questo modo di vedere, con questo modo di decodificare i dati di realtà, con questo modo di vedere la vita. Perché altrimenti, quello che voi siete nella vita di tutti i giorni, è chiaro che poi lo andate a trovare anche in ambito medico,
quando, avendo un sintomo o una malattia, andate esattamente dal medico che vi siete medicati. E mi dispiace, è duro quello che vi sto dicendo, però il medico uno se lo deve meritare, perché si merita il medico che è in risonanza, o in questo caso in risonanza, con quello che ha dentro. Se una persona che io alle volte vedo l'accanimento diagnostico e poi c'è l'accanimento terapeutico, è pazzesco, vengono da me persone con decine di cartelle finte, accanimento diagnostico, cioè hanno fatto di tutto di più, però io a un certo punto penso di così, ma chi è che ti ha messo in questa situazione? E dottore, avevo paura, ma paura di cosa? Paura, alla fine qual è la paura? Le tre paure principali dell'essere umano quali sono? La paura di morire, la paura di impazzire e la paura della solitudine. Queste sono le tre paure principali. Allora, aveva paura di morire, certo, aveva paura di morire, perché altrimenti con la paura di morire avete visto, ce l'ha descritto Marcello Pagno, quello che succede con gli screening e con la prevenzione, con quello che vogliono spacciarci per prevenzione. Quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce che non serve a nulla. Sapete quanti tumori abbiamo fatto dall'1:30 fino adesso che sono poco più delle 5:30, 4 ore? Sapete quanti tumori abbiamo fatto ognuno di noi? Lo posso dire? 15. Ognuno di noi ha fatto 15 tumori. All'interno di ognuno dei nostri organi ci sono, abbiamo detto 100.000 miliardi di cellule, c'è stato un agglomerato di cellule che hanno perso un meccanismo, si chiama apoptosi, è un meccanismo di autodistruzione. Cioè, la cellulina ha una sorta di bottoncino che quando comincia a replicarsi, quando la cellula comincia a replicarsi in modo abnorme, si autodistrugge per non danneggiare le cellule vicine, che ovviamente sono in simbiosi. Questo si chiama meccanismo di apoptosi. Da cosa viene controllato? Viene controllato da alcuni geni che si trovano all'interno del DNA. Tra l'altro il DNA non è proprio quello che ci hanno detto, perché lì c'è proprio tutto un discorso. Ci hanno detto tutto dipende dal DNA, le malattie genetiche. Quando hanno fatto la mappatura del genoma umano hanno detto adesso nel 2000 saremo in grado di combattere tutte le malattie. Io quando ho visto questi articoli sul giornale ho detto, ma questi come fa la gente a versi queste che sono semplicemente frottole, bufale? Cioè, il genoma umano, io quando ho studiato biologia, mi hanno fatto, era il primo anno di medicina, ho preso 30 e lode, perché la professoressa mi chiese, mi parli della teoria un gene e una proteina, e ci dicevano che siccome esistono praticamente circa 120.000 proteine che vengono codificate all'interno del nostro corpo, però ogni proteina ci doveva essere un gene. E quindi quando hanno fatto la mappatura del genoma umano, hanno pensato, perlomeno dovremmo trovare 120.000 geni nel genoma. Ne hanno trovato soltanto 30.000, e quindi i conti non tornavano. Ma la cosa che non hanno detto è che il 97% del nostro DNA è senza senso, cioè all'interno del nostro DNA ci sono dei codoni che non sono collegati con la trasmissione dei caratteri ereditari. 97%. Quindi se esiste un buon Dio che crea un DNA che è qualcosa di fenomenale, permette la trasmissione dei caratteri ereditari e permette a questo DNA di codificare caratteri ereditari, solo il 3%, il 97% viene definito DNA spazzatura, DNA senza senso. Ci sarà un motivo. Cosa c'è in quel 97%? Ci sono dei virus ancestrali che si sono insediati nel genoma umano dall'inizio della vita sulla Terra. E questi virus hanno permesso l'inizio della vita. Se non ci fossero stati questi virus, non ci sarebbe stata la vita. Cos'è un virus? È un software, è un programma, è un pezzettino di acido nucleico, DNA o RNA, con attaccati degli aminoacidi. Qual è il suo omega, il suo obiettivo? Andare nel nucleo della cellula e insediarsi all'interno di questo genoma. E questo succede, è successo durante la filogenesi e l'ontogenesi, dall'inizio della vita sulla Terra. Stiamo parlando, la Terra esiste da 4 miliardi e mezzo di anni fa, da circa 3 miliardi e mezzo di anni fa. Quando noi andiamo a combattere i virus, andiamo a combattere i batteri, noi stiamo andando contro la vita e attendiamo alla nostra vita. Allora, cambiamo questo paradigma, cominciamo a vedere che le cose evidentemente che ci sono state raccontate devono essere viste da altre prospettive, da altri punti di vista. La piantina del viso ha 60.000 geni, e non credo che noi se ne abbiamo 30.000, siamo meno complicati rispetto alla piantina del viso. È questo che non ci dicono, è questo che è importante poi per quanto riguarda la
disinformazione, ed ecco che Marcello ha il sito www.disinformazione.it. Andate sul sito di Marcello Pagno e troverete altre visioni, altri modi di vedere quello che succede nella vita di tutti i giorni, sia per quanto riguarda le malattie, sia per quanto riguarda la società, perché tutto quello che poi di cui io vi sto parlando a livello medico si verifica poi nell'intera società, perché il paradigma, quello che è legato alla legge dei contrari, dove io devo comunque combattere qualcuno, trovare un nemico da combattere, lo vediamo anche nella realtà di tutti i giorni quando accendiamo un telegiornale, quando vediamo un telegiornale accendiamo la televisione. Quindi attenzione, c'è qualcuno, evidentemente dall'alto, vuole che noi arriviamo a pensare esattamente in questo modo e vuole che arriviamo a pensare che la vita sia una lotta, i nemici ce li fa vedere dappertutto, fuori di noi e dentro di noi, e noi dobbiamo continuamente combattere tutto questo. Ma allora realmente che cos'è la malattia? Secondo gli igienisti la malattia è una tossemia, cioè è legata al fatto, cioè la causa alla base della malattia c'è una tossemia, cioè c'è un'intossicazione e il corpo si sta semplicemente difendendo, cioè sta buttando fuori tossine, cioè è un fatto positivo perché evidentemente per un motivo o per l'altro abbiamo accumulato tossine, l'organismo si sta depurando. Come lo fa? Lo fa attraverso gli emuntori fondamentali sono il sistema urinario, attraverso il sistema intestinale, attraverso le feci, e la cute attraverso il sudore, poi c'è la respirazione sensibilis, poi sempre della pelle, c'è i polmoni che svolgono, eliminano quello che poi se rimanesse nel corpo sarebbe un veleno, che è la CO2. Questi sono i nostri emuntori. E che cosa succede? Perché si verifica la tossemia? È semplice. La maggior parte delle persone non bevono, bevono pochissima acqua. E quindi se bevo poca acqua non riesco a far funzionare l'emuntorio renale come emuntorio. Una volta una paziente mi ha detto, no, dottore, la paziente anziana. Il vero problema poi nei soggetti anziani, dove c'è già poca acqua e loro ne bevono sempre di meno perché si va in tilt il centro della sete a livello dell'ipotalamo. Una volta una paziente mi disse, no, io bevo solo l'acqua delle sue goccine, interessante, quindi ci siamo giocati il primo emuntorio del sistema urinario. Sistema intestinale, il 50% delle persone sono stitiche, sono quelle persone che quando gli chiedi come funziona il suo intestino, ti dicono benissimo, e alla fine io non mi fido più, all'inizio mi fidavo, però lo benissimo significa evacuare ogni 2-3 giorni, ogni 2-3 giorni non è un'evacuazione fisiologica. E quelli che ti dicono, dottore, orologio svizzero, ogni mattina vado in bagno, non mi fido neanche di quelli, perché sono quelli che la mattina se non bevono il cappuccino, il caffè, quindi caffè latte, cappuccino, e fumano una sigaretta, non vanno in bagno. Si chiama riflesso gastrocolico, lo stomaco entra in contatto con una sostanza non self, non compatibile, può essere il caffè, il latte, il cappuccino stesso come combinazione, e lo stesso fumo di sigaretta, e dice, avvisa l'intestino, 11 metri sotto, in particolare il colon, vedi quello che puoi fare, perché io sono venuto a contatto per l'ennesima volta con una sostanza not self, tossica. Il colon dice, senti, io sono stitico, sono atonico, non ce la faccio. No, lo stomaco dice, vedi che cosa puoi fare. E l'intestino dice, posso soltanto attivare, attraverso questo riflesso gastrocolico, l'eliminazione delle feci dalla bolla rettale. Quindi il soggetto ha lo stimolo, va in bagno, pensa di aver evacuato e rimangono sempre feci ritenute nel sigma e nel colon discendente, se non nel colon trasverso. Quindi la maggior parte delle persone non hanno un intestino sano. Ecco che il secondo emuntorio ce lo siamo giocati. Il primo emuntorio è il sistema urinario che non funziona, non può funzionare bene perché beviamo poca acqua o mangiamo troppo poca frutta o alimenti che contengono tanti lipidi, ortaggi. Il secondo emuntorio ce lo siamo giocati perché non riusciamo a evacuare bene, allora ci dovrebbe pensare la pelle. Ma come fa la pelle a funzionare come emuntorio? Dovrebbe eliminare tossine attraverso il sudore. Ma chi di voi fa dalle 2 alle 4 ore di attività fisica al giorno sudando ed eliminando tossine attraverso il sudore? E l'organismo dice, ma come? Ci ho messo 3 miliardi e mezzo di anni per riuscire a creare 100.000 miliardi di cellule, 40.000 reazioni biochimiche al secondo, 1 milione di miliardi di batteri per creare la vita, e tu mi tratti così. E allora l'organismo deve sopravvivere, perché c'è una legge, una delle leggi fondamentali della vita, che è la teleonomia. Tutto nella vita ha uno scopo, il primo scopo è la sopravvivenza. E allora cosa fa l'organismo? Accentua i meccanismi di escrezione. E il meccanismo di escrezione per l'intestino è la diarrea. La diarrea, ci sono le pubblicità in televisione,
ma non è possibile, Imodium, Bimixin, prendi subito l'opera 1000, non puoi mancare l'appuntamento al tennis alle 5 del pomeriggio, te ne prendi due e così vai a giocare a tennis e non hai la dissenteria, non hai la diarrea e sei felice, perché è una praticamente una manipolazione mentale. Cioè il bambino che ha la diarrea non è possibile, la mamma invece di festeggiare dice caspita mio figlio sta buttando fuori tossine, oppure sempre il bambino che ha l'ipersudorazione, quanti di noi quando erano piccoli sudavano tanto, no? È un meccanismo di eliminazione di tossine, no? Non è possibile, c'è qualcosa che non va in questo bambino, oppure facevamo l'ipertrofia dei linfonodi, no? Classico, prima veniva definito il bambino linfatico, io ero uno di quelli, no, subito dal medico, perché i linfonodi c'è qualcosa di patologico dietro. I linfonodi sono la ditta della lentezza urbana, se ci darà un nome, sono gli spazzini che drenano la linfa, e quindi la linfa è un sistema proprio di pulizia di tutti i metaboliti cellulari, lo portano alle stazioni linfonodali, sono le stazioni di Krivato, linfonodi, dai linfonodi poi prende vano verso il dotto toracico e il sangue venoso, poi arriva ai polmoni e tutto viene purificato, quindi voglio dire, i linfonodi fanno il loro lavoro. E quindi abbiamo detto diarrea, poliuria, quindi la poliuria, cioè l'aumento della frequenza dell'urina è un modo per eliminare tossine, no? La donna non può permettersi di andare in bagno, voi donne avete una vescica più piccola, è ovvio che se bevete tanta acqua potete spesso in bagno, no, le donne non bevono. Poi molte donne hanno paura di andare in bagno in luoghi pubblici, per cui arrivano a bere soltanto la sera. Ecco, tutto questo si chiama meccanismo di escrezione. Viene inibito. Però l'organismo dice no, io ho sei possibilità, sono sei casi. Questo si chiama omotossicologia secondo Reppe, un medico tedesco alla seconda metà degli anni 50, gli avrebbero dovuto dare 100 premi Nobel per la medicina, ma non lo conosce nessuno. Allora dice, bene, non mi permetti di attivare gli emotori. Reckeweg, omotossicologia si chiama. Lui pensa che tutte le malattie sono collegate con l'uomo è un sistema di flusso, arrivano tossine e lui le deve eliminare. La vita è fatta di un sistema di flusso, arrivano tossine dall'esterno e noi le eliminiamo. Omotossicologia. Quindi è esattamente in risonanza con quello che dicono i genetici della tossemia. Allora c'è un meccanismo fondamentale per eliminare le tossine quando gli emuntori non funzionano al meglio e quando non permettiamo di esercitare il meccanismo di escrezione. Si chiama infiammazione, è un meccanismo fondamentale per la vita. Nel libro Benattia, io l'ho pubblicato 10 anni fa, ho dedicato 3 capitoli all'infiammazione come reazione fondamentale per la vita. L'infiammazione, sono le iti, faringiti, tonsilliti, tracheiti, polmoniti, bronchiti, coliti, gastriti, ite significa infiammazione in termini medici. E noi cosa facciamo? Le sopprimiamo, sì, da piccole. Ce le hanno soppresse, sì, quando abbiamo avuto il primo mal di gola, la tosse, il raffreddore, la colite, la gastrite, le hanno sempre soppresse e continuano, le persone continuano ad avere soppresse dai farmaci anti-infiammatori. I farmaci antinfiammatori si distinguono in FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, e in cortisone. Se i FANS non funzionano, ricorrono al cortisone. Questa è la ricordo. Se volessi, c'è una mosca qui, cosa faccio? Mi dà fastidio. Allora, anziché permettere alla mosca di uscire, perché magari la mosca non ci vorrebbe manco entrare, ma entrare in questo teatro, no? Chissà come c'è entrata, io faccio in modo che la mosca esca, magari non so, spengo le luci, l'accompagno. Io, se uso un antinfiammatorio, prendo un insetticida, così ci intossichiamo tutti. Se la schiaccio contro il muro rimane sporco, e quello devo pulire, magari rimane la macchia. Quando uso un cortisonico, sapete cosa faccio? Prendo il bazooka e ci sparo contro. Cade il muro, la mosca muore, ma il corpo pure il muro. E questo è il problema. Quello è un bazooka. Il cortisone è un farmaco salva vita, ma non posso usare perché sto andando semplicemente di eliminare una banale infiammazione. E l'organismo mi ha fatto capire, mi sta facendo capire quell'infiammazione che sta cercando di bruciare tossine nel connettivo. E l'infiammazione, ci sono i 5 segni di galeno, ce li hanno fatti studiare al primo anno di medicina. Rubo, toro, calo, tumore e funzionesa. Uno di questi è il calo, cioè l'aumento della temperatura corporea. E noi cosa facciamo? Tachipirina. Tachipirina, perché la febbre
bambino non può avere la febbre, ma la febbre è una benedizione del cielo, significa che c'è un'infiammazione da qualche parte e l'organismo sta cercando di eliminare tossine. Siccome sin da piccoli ci hanno eliminato le infiammazioni, io sono uno di quelli, io sono della generazione, ero un bambino negli anni 60, ci hanno massacrato con gli antibiotici. Appena avevamo qualcosa ci davano gli antibiotici. Se io prescrivessi oggi uno degli antibiotici che mi hanno dato negli anni 60, tipo l'ambramicina, non so se ve la ricordate, era una tetraciclina, poi creava le carie ed ecco, demoliva tutto il tessuto osseo e ci sterminava la flora batterica intestinale, oppure il Bactrim. Il Bactrim è un antibiotico che io, quando l'ho studiato al quarto anno di medicina, dico, ma questo è orribile. Cioè il Bactrim è un chemioterapico, questo forse vi ricorda qualcosa, che va addirittura a colpire direttamente il mitocondrio. Il mitocondrio è la centrale energetica della cellula, si trova all'interno del citoplasma e all'interno del mitocondrio c'è un DNA che prima non si conosceva, si chiama DNA mitocondriale, che è il nucleo della centrale energetica della cellula. Bene, questo Bactrim va a disregolare il mitocondrio, cioè la centrale energetica, ed è il motivo per cui io mi ricordo che quando prendevo il 7 giorni di Bactrim andavo a scuola e non capivo niente. Cioè la maestra diceva, questo non capisce niente. Prima elementare mi volevano fare ripetere l'anno, perché stavo sempre male con le mie tonsille, mi davano sempre antibiotici. Ambramicina, Bactrim, ambramicina, tetraciclina e sulfamidici. E questo è il motivo per cui poi alla fine, cosa hanno fatto? Mi hanno tolto le tonsille. E quindi abbiamo 6 anni niente. Perché un applauso. Noi siamo là. Quando l'avevo scritto, toglievi le tonsille, diciamo, se il buon Dio ci ha fatto le tonsille ci sarà un motivo. Vabbè, dopo 6 anni di antibiotico terapia, per cui mia madre una volta è andata dal medico e ha detto, dottore, secondo me mio figlio non ha l'intestino. Cioè, come non ha l'intestino? Secondo me ha un tubo. Come ha un tubo? Perché io mangiavo e andavo subito a evacuare, e mia madre nella sua corritura, perché cioè, io gli do il pesciolino e io lo ritrovo nelle feci, cioè, questo c'è un tubo, ma certo ero in malassorbimento, cioè gli antibiotici avevano sterminato completamente la mia flora batterica intestinale e io ero andato comunque in malassorbimento, e poi alla fine mi hanno tolto le tonsille, e questo è successo poi a 6 anni. Allora, in tutta questa situazione l'organismo dice, ma non è possibile, 3,5 miliardi di anni e questi continuano a inibire le infiammazioni. Beh, allora devo fare la terza fase, la fase di deposito. Ma cos'è la fase di deposito? Il cisto, quello che diceva prima Marcello Pano, cerco di racchiudere, no? Allora, formo nelle donne l'utero, i fibromi, oppure formo i calcoli, oppure gli ateromi, oppure le cisti. Li metto dentro, cioè cerco di richiudere. Tutti i tumori benigni, gli adenoma della prostata, è un tumore benigno. Cioè l'organismo ha incistato lì delle tossine e le ha racchiuse, e stanno lì per sempre, perché le ha chiuse in una capsula, non possono dare problemi, non danno sintomi tra l'altro. Una cisti non ha mai dato sintomi, a meno che non è talmente esterna che si infiamma. Un fibroma, nel momento in cui si emorragizza, è l'organismo che sta cercando di eliminare comunque quel processo, cioè sta facendo una fase da fase di deposito, una fase infiammatoria, perché sta cercando di guarire. Cosa facciamo? Possiamo, chirurgia, togliamo queste neoformazioni, pur essendo neoformazioni benigne. Perché? Perché possono diventare maligne. Ma cosa c'entra? Se un tumore è benigno e l'organismo l'ha incapsulato, come fa a diventare maligno? E no, perché in una zona dove c'è un tumore fibroadenoma mammario, poi possiamo scoprire il carcinoma. Ma sono due cose completamente diverse. Ora vi dirò perché la donna ha il carcinoma al seno e perché si formano i tumori. Siamo in 6ª fase, siamo ancora alla 3ª. Fase di escrezione, fase di reazione, infiammazione, fase di deposito. Poi c'è una linea in questa tavola di Rekve, si chiama linea di divisione biologica. Quando superiamo questa linea cominciano i guai, perché a furia di sopprimere, reprimere, fare in modo da schiacciare completamente, eliminare i batteri, eliminare i virus, sopprimere le infiammazioni, eliminare le fasi di escrezione e intervenire chirurgicamente sulle fasi di deposito, si verifica la 4ª fase. La 4ª fase è la fase di impregnazione. In questo caso cominciano le malattie croniche. Quali sono le malattie croniche? Quelle che non guariranno mai.
La maggior parte delle malattie sono croniche, perché? Perché non guariscono. Ma certo, come fa la medicina con un paradigma biochimico a poter pensare di guarire una malattia? Beh, partendo da un paradigma che è sbagliato di base, perché nella fase di impregnazione, che poi è la fase delle allergie, la fase delle virosi croniche, questa è già una fase in cui c'è stato un superamento di questa linea di visione biologica. Cioè, l'organismo però attraverso questa fase, quando c'è un'allergia, cosa succede? C'è la liberazione di istamina. L'istamina è una molecola che viene liberata dai mastociti all'interno del derma, quindi si trova nel connettivo della pelle, perché sta cercando di diluire queste tossine. Siamo però già in quarta fase, in fase impregnativa. Cosa succede? Cortisolo, antistaminici, perché non si può, non, cioè una puntina, un eritema, una dermatite allergica, non deve essere neanche trattata, si va subito dal dermatologo, questo succede sin da piccoli, e si va a reprimere in che modo? Sulla pelle col cortisone, che è una cosa aberrante. Cioè, la pelle è la linea di frontiera tra l'interno e l'esterno. Se io reprimo una situazione infiammatoria sulla pelle, ho una dimensione, una situazione allergica, un eritema allergico, io non faccio altro che far approfondire sempre più il processo verso gli organi interni. Quindi un cortisone non dovrebbe mai essere usato come pomatina, cioè è un'aberrazione mentale. Allora, siccome ce l'hanno sempre fatto, anche quando eravamo piccoli, abbiamo fatto le fasi di infiammazione, le fasi di deposito, le fasi di impregnazione, quindi magari abbiamo avuto delle banali allergie, magari abbiamo una semplice allergia di filiere superiore, una rinite allergica, anche lì cortisonici, perché poi è il gioco delle tre carte, o con l'antinfiammatorio, o con l'antinfiammatorio batterico che si chiama l'antibiotico, o con l'antistaminico, se è un'allergia, o con il cortisone, anche posso, le classi sono queste. E allora l'organismo dice, ma sto cercando di evitare di portarti al tumore, dammi qualche altra possibilità, e l'organismo crea la quinta fase, la fase degenerativa. La fase degenerativa è la fase che non siamo ancora arrivati al tumore. E per esempio, una fase degenerativa è un morbo di Crohn, una retocolite ulcerosa, è una malattia cronica dove c'è un'infiammazione che si auto-perpetua nel tempo, c'è un problema sicuramente auto-anticorpale, un'artrite reumatoide per esempio, c'è una situazione cronica che sta diventando sempre più cronica, degenerativa, perché c'è una distruzione, nel caso dell'artrite reumatoide, della cartilagine articolare. Nel caso di un morbo di Crohn, dei vili intestinali, ma l'organismo sta cercando anche attraverso quella fase di guarire. Ovviamente gli dobbiamo permettere di farlo. Reykjavik diceva, creiamo delle vicariazioni regressive, cioè andiamo verso la sinistra di questa tavola, portiamoli in fase infiammatoria. E invece cosa facciamo? Continuiamo a reprimere con antinfiammatori e arriviamo alla sesta fase, che è la fase neoplastica. Ma anche questo, il tumore, tu muori, ho un tumore, quindi morirò. No, le parole, il principio era il verbo, abbiamo detto che le parole sono vibrazioni. Il tumore non è una cosa negativa, anche il tumore è una benattia. Attraverso il tumore l'organismo sta cercando di difendersi. Anche quella, anche il tumore può essere considerato un meccanismo di guarigione del corpo. Certamente non ha la stessa valenza di un raffreddore, di una fase infiammatoria o di una fase allergica, ma non mi dovrei spaventare del fatto che produciamo continuamente tumori, mi aggancio a quello che dicevo prima, perché ne abbiamo fatti circa 10 da quando siamo qua, alcune cellule hanno perso il meccanismo di apoptosi. E perché l'hanno perso? È perché gli abbiamo dato il terreno ideale per farlo. E com'è? Qual è il terreno ideale del tumore? Il terreno ideale del tumore è l'acidosi, perché il bambino nasce alcalino, il pH del nostro sangue è alcalino, è 7,365, veniamo dal mare, tutte le specie viventi vengono dal mare, che è alcalino. Siamo stati 9 mesi nel liquido amniotico della mamma, che è alcalino. Il soggetto anziano muore acido. Qualcuno ha definito la morte una patologia da acidosi. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo evitare l'acidosi, così vivremo di più. Dobbiamo essere più alcalini. E se il nostro terreno è acido, il terreno, quello di cui parlo, è il mesenchima, il connettivo, il tessuto che si trova tra le cellule, cioè che si trova tra le cellule, quindi la membrana cellulare e il sangue. Questo è il sistema ubiquitario, il tessuto ubiquitario di tutto l'organismo. Questo mesenchima, quello dove avvengono i processi infiammatori, dove ci sono i batteri, dove i batteri innescono il processo infiammatorio, deve essere pulito. Può essere pulito attraverso l'infiammazione, può essere pulito attraverso l'attivazione degli emuntori, ma deve essere un terreno alcalino. E come facciamo allora a rendere alcalino il nostro terreno?
dietisti ce lo dicono, basta semplicemente introdurre nel nostro corpo degli alimenti alcalinizzati. E quali sono gli alimenti alcalinizzati? E sono la frutta, la verdura, gli ortaggi, ovviamente, perché cosa danno? Che cosa ci danno realmente? Questi ci danno elettroni, sono gli elettroni che vengono dalla terra, sono gli elettroni che vengono dal cielo attraverso l'azione del sole, la fotosintesi clorofilliana. Allora, i igienisti dicono, alla base della malattia c'è la tossemia. Perfetto, è quello che vi sto dicendo. Il dottor Yang dice, alla base della malattia c'è l'acidosi. Certo, perché se c'è una tossemia c'è sempre un accumulo di acidi. E invece io devo fare in modo da eliminare la tossemia, eliminare la componente acida. Il dottor Francesco Iero dice, ma guardate che alla base di tutto questo c'è qualcosa ancora in più. C'è un'ipoergia, c'è un abbassamento dell'energia vitale. L'abbassamento dell'energia vitale crea poi una situazione, l'abbassamento dell'energia vitale significa che nel corpo ci sono pochi elettroni. Perché si formano i radicali liberi? Quando oggi sentite i radicali liberi creano tumori. Cos'è un radicale libero? Queste sono le concezioni che dovrebbero essere date già ai bambini alle scuole elementari. Cos'è un radicale libero? È un atomo o una molecola che ha perso un elettrone nel suo orbitale esterno. E se l'ha perso, cosa fa? Cerca di rubarlo alla molecola vicina e si crea una reazione a catena. Questa reazione a catena si chiama reazione a catena dei radicali liberi. E questo perché succede? Perché nel corpo ci sono pochi elettroni. Che cosa significa questo? Che se poco fa hanno dato il pane, no? E tutti avevamo fame, perché non mangiamo da 3 giorni, e siamo 100 e ci danno soltanto 20 panini, è chiaro che c'è un bel problema a livello di questa micro società che si è venuta a creare, di questo microcosmo. Ognuno cercherà di rubare il panino all'altro per sopravvivere. Meglio, se siamo 100 e abbiamo 1000 panini a disposizione, siamo tranquilli, ognuno di noi mica si mangia 10 panini in un giorno, quindi se conserva, ma non abbiamo la necessità di rubare agli altri. Quindi qual è il vero meccanismo per evitare la formazione di radicali liberi a livello bioenergetico, biofisico? È quello di avere elettroni a disposizione. E da dove li prendiamo questi elettroni? Non li potremo mai prendere da alimenti morti, dai cadaveri, dalla carne o dal pesce. Come fanno la carne e il pesce a darci elettroni? No. Tutti questi li trovate sul libro Benattia, è un libro che ho scritto 10 anni fa. È stato venduto in finora 12.000 copie, è stato pubblicato nello stesso periodo, giugno 2004, in cui vennero pubblicate le barzellette di Totti, è venduto 1 milione di copie in una settimana. Questa è la mia bellezza. Francesco, scusa, volevo solo ricordare che questo intervento che sta facendo, che sta concludendo, è una delle cose più belle che io abbia sentito a livello mondiale. A livello mondiale. Guardate che io, 2 parole ancora poi ti lascio andare. Da studioso, ricercatore, igienista, quale alcuni di voi mi conoscono, non voglio parlare contro il nostro movimento, ma il dottor Campbell è un esempio, per il quale vengono chiesti come ingresso, che ne so, mi pare 300 euro, 150 euro. O 150, quello che non importa. Il contenuto di quello che dicono tutti questi grandi medici americani non vale il 5% di quello che ha detto stasera. Bravo, bravo, bravo! Scusa, ma scusa, avremo la fortuna di avere il dottor Francesco Oliviero a Salso Maggiore dal 23 al 25 ottobre all'Hotel Valentini, Grand Hotel Valentini, domenica mattina, vero? Grazie. Scusa se ti abbiamo interrotto, no. Completa la cosa con lo stesso ritmo. Allora, sì, perché tutto quello che io vi dico è la sintesi di 30 anni di studi, cioè voglio dire, la cosa, ognuno di noi io credo che abbia dei talenti, no? Dei doni. Il mio dono è quello di poter far
parlare in termini semplici di cose apparentemente complicate, di metterle insieme e di poter fare in modo che alle persone arrivi questo messaggio. Esatto. Devo collegare tutto e qui ci sono, secondo me, ci sono le mie guide spirituali che mi guidano, perché bisogna, perché devo mantenere sempre l'attenzione e la concentrazione. Stavo parlando dell'ipoenergia, abbassamento dell'energia vitale. Com'è che si abbassa la nostra energia vitale? Allora, mangiamo alimenti morti e quindi non abbiamo energia da questi alimenti. Pochissimi alimenti vivi. Ecco perché i nutrizionisti continuano a insistere sul crudismo, perché ecco perché dico, ah sai, c'è quel signore che non si sa come è guarito non so se vi ricordate il video delle Iene, c'è un signore che pensate aveva tumore polmonare con metastasi al cervello, per noi metastasi al cervello pochi mesi di vita, cioè, la chemioterapia in quel caso è solo palliativa, lunga la vita di poco, anche la stessa radioterapia dove aveva fatto il gamma knife, quindi avevano cercato di distruggere queste metastasi all'interno proprio del cervello, ma alla fine si vedeva l'attacco e praticamente veniva considerato un malato terminale. Questo per 3 mesi mangia soltanto estratti di frutta e verdura e fa l'attacco. Se voi andate sul video delle Iene Italia 1, è un signore calabrese, tra l'altro molto simpatico, che fino a quel momento aveva mangiato solo soppressata tutte le altre specialità calabresi, quindi, però il figlio gli dice, papà, ti hanno detto che devi morire, facciamola tutti questa cosa, perché c'è qualcuno che dice che se mangiamo soltanto alimenti vivi, il tumore se ne va. E certo, perché se gli diamo la possibilità se gli diamo elettroni, se gli diamo energia, non si verifica più questo meccanismo di formazione dei radicali liberi. Addirittura, pensate, si vanno a distruggere le metastasi. Cioè, per noi la distruzione delle metastasi è qualcosa di incredibile, cioè è un miracolo, tipo Lourdes. E a me non risulta che a Lourdes ci siano stati dei miracoli di persone che sono guarite da metastasi, sono guarite da tumori primari. Cioè, ho il tumore al polmone, vado a Lourdes e guarisco. E viene fuori il caso e la curia dice, ok, effettivamente prima ce l'aveva, adesso non ce l'ha più, ma non mi risulta che a Lourdes siano guarite persone con metastasi. Allora questo cosa significa? Come facciamo a far avvenire il miracolo? Mangiamo alimenti che siano vivi. Quindi, per cui, evitiamo la formazione dei radicali, diamo energia al corpo, perché vi dico, vi ho detto prima, la malattia è una manifestazione di ipoenergia. Poi da un punto di vista biochimico significa acidosi, significa tossemia, ma ipoenergia, abbassamento dell'energia vitale. Primo paradigma, quindi l'alimentazione. Poi l'acqua, vabbè, qui sull'acqua, l'altro non è molto d'accordo sull'acqua alcalina, però io bevo acqua alcalina e sto benissimo, e lì perché cosa fa l'acqua alcalina? Essendo va a deacidificare sempre più il mio connettivo, il mio mesentero, e mi permette di fare oggi cose che a 57 anni altri miei colleghi, quel pancione così abbrutiti dalla vita, prendono 8 pillole al giorno, 2-3 antipertensivi, quello per l'osteoporosi, il protettivo dello stomaco, quello per l'acido urico, poi prendono l'anticoagulante o l'antiaggregato gastrico, perché ovviamente hanno tutta una serie di patologie che sono legate, secondo loro, all'età. Ovviamente, e questo è il paradigma biochimico, quindi stiamo parlando di medici, siamo andati di recente a fare una cena con i colleghi, l'ex colleghi dell'ospedale in cui stavo, l'ospedale militare, e questi prendono tutti dalle 5 alle 10 pilloline al giorno, per loro è normale. Altro paradigma, la parte mentale, cioè io devo fare pensieri alcalini, non pensieri acidi. Quali sono i pensieri acidi? La paura, la rabbia, il senso di colpa. Il senso di colpa, tra l'altro, è l'emozione più devastante che un essere umano possa provare ai fini della sofferenza, perché mentre la paura e la rabbia sono delle emozioni naturali, il senso di colpa è l'emozione devastante, perché non ti porta a nulla, ti porta soltanto all'autodistruzione e poi tutte le altre emozioni. Bene, che cosa succede? Questi pensieri acidi vanno ad acidificare il corpo, per cui io conosco vegani buddisti, cioè quelli che proprio, tra l'altro sono quelli che se la prendono con tutti quelli che non sono della loro stessa idea, che purtroppo hanno avuto tumori. Perché l'hanno avuto? Perché alla base del tumore, ecco, entriamo nella dimensione della sesta fase, secondo Regove, c'è un conflitto, c'è sempre un conflitto. Io lo trovo nel 100% dei casi. Però dicono, ah, ma allora tu segui Ammer, che è un medico tedesco, sapete quello che gli è successo, gli è morto un figlio, colpito da una fucilata di Vittorio Emanuele IV di Savoia, nel 1979, sono di cavallo,
ragazzino dormiva in un gomone ancorato a 100 metri dal Panfilo Reale, il re quella notte è ubriaco, spara delle fucilate e colpisce questo ragazzo, gli muore un figlio, E in seguito alla morte di questo figlio lui sviluppa un carcinoma al testicolo e la moglie sviluppa un carcinoma ovarico che va in metastasi peritoneali, e lui era un ginecologo povero, quindi avrebbe potuto curare la moglie ma non ci riesce. E perché tutto questo? Lui si chiede, ma vuoi vedere che all'origine della formazione di questi nostri tumori c'è un conflitto, è un conflitto particolare, lui l'ha chiamato conflitto biologico. Poi dicono, aspetta, ma non andare oltre, perché Hammer è un antisemita, ce l'ha con gli ebrei, ma non mi interessa se Hammer è, non mi interessa la sua vita privata, se ha tradito la moglie, è stato con gli ebrei, ha avuto un'intuizione, io sono un medico, io devo prendere il meglio di tutti, io devo prendere il meglio anche da un Simoncino che cura, lì ho visto che c'è il libro col bicarbonato di sodio, perché cosa fa? Ad alcalinizzare, è la scoperta dell'acqua calda, tutto quello che io vi sto dicendo è la scoperta dell'acqua calda, non vi sto dicendo nulla di così nuovo e innovativo, forse, sto cercando semplicemente di assemblarlo, di metterlo insieme perché realmente il messaggio arrivi. E allora Amen dice, abbiamo avuto un conflitto biologico, cioè è arrivato come un fiume dal ciel sereno, un evento inaspettato, non ne ho parlato con nessuno, me lo sono tenuto dentro, e l'ho vissuto, questo purtroppo è il quarto paradigma, più complicato, l'ho vissuto dentro di me con un senso di impotenza, cioè non ho potuto fare nulla perché quello, per poter evitare quello, e non posso fare nulla per risolverlo. Questi sono il paradigma, i quattro elementi fondamentali che creano un conflitto biologico, da distinguere rispetto ai conflitti emozionali, che sono quelli che viviamo nella vita di tutti i giorni, che sono collegati con le emozioni. Pensate, in un giorno abbiamo 60.000 pensieri, e di questi 60.000 pensieri ci sono almeno circa 700-800 pensieri che sono collegati con emozioni negative. Questo è normale, quelli sono i conflitti emozionali, quelli di cui si occupano gli psicologi. Ma qui non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di un conflitto biologico. E Hammer lo trova nel 100% dei casi. E io, che ho una statistica ovviamente ridotta rispetto ad Hammer, dico... Un bicchiere d'acqua? Donato? No, un po' di acqua? Allora, se tu ti rilassi, tra poco passa. Dobbiamo vedere che passa entro pochi minuti. Perché adesso io devo... Vedrai che ci sarà un senso in tutto quello che stiamo dicendo. Questo è... Perché volevo portarvi proprio a questo, e non è un caso. Perché alla base di tutte queste situazioni, questi conflitti di cui stiamo parlando, ci sono delle memorie. Sono delle memorie corporee che si trovano all'interno del nostro campo energetico e noi le chiamiamo forme pensiero o egregore. Il nostro campo energetico è pieno di queste memorie e abbiamo la necessità di capire quali sono, a che cosa si riferiscono, a quali eventi traumatici si riferiscono, quindi descriverli in una dimensione spazio-temporale, quando sono accaduti, spesso sono accaduti tanto tempo fa, quando eravamo piccoli. In alcuni casi li ritroviamo addirittura al momento del parto, in altri casi nella vita prenatale, quello che è accaduto durante i 9 mesi della gravidanza. In altri casi addirittura li troviamo collegati con le costellazioni familiari, quindi secondo Bert Hellinger, cioè ci riportiamo dietro dai nostri avi, linea materna, parte maschile, parte femminile. O addirittura, per chi crede alla reincarnazione, da altre vite. Ebbene, queste egregore, queste forme pensiero, sono nel nostro campo energetico e continuano a dare segno di sé attraverso situazioni che viviamo nel presente. Allora, qual è oggi il vero compito del medico? Cosa deve fare il medico? Deve tenere presente di tutto questo, deve dare un significato diverso alla sintomo, alla malattia, deve avere la possibilità di inquadrare i vari eventi in un contesto globale, spazio-temporale, cercare di metterli tutti insieme. E alla fine si crea una sorta di trama e si comprende che tutto è collegato. E questo lo dice la fisica quantistica con il concetto dell'entanglement. La fisica quantistica è l'elemento fondamentale di tutto questo che vi sto dicendo, che dovrebbe essere insegnato ai bambini già nelle scuole elementari. Io porto in giro in Italia un seminario che si chiama Il gioco della vita, dove in 2 giorni vi parlo di tutte queste cose. Si parte dalla fisica quantistica e si arriva al vero senso della vita e al vero senso della malattia. Sì. Però se non conosciamo il
vita, il vero senso della vita, se non riusciamo a capire il vero senso della malattia, noi ci perdiamo. Quindi siamo preda di quello che poco fa ha fatto vedere Marcello Bani, cioè entriamo nella paura. Quindi cosa dobbiamo fare? Avere pensieri alcalini, quindi trasformare alchemicamente, dobbiamo diventare dei maghi, trasformare alchemicamente il negativo in positivo. La paura è un'emozione, l'accetto, perché tutti noi è giusto avere paura, perché mica siamo Rambo o Superman. Nel momento in cui arrivo alla paura, cosa devo fare? Non mi devo identificare con la paura, non mi devo identificare con i miei pensieri, non mi devo identificare con la mia mente. Perché? Perché io non sono la mente. La mia mente è un servomeccanismo, ma io sono un'anima incarnata in un corpo dotato di mente. Se io chiedessi a voi, chi di voi pensa di non avere un'anima? Penso che nessuno alza la mano per stare qua. Allora, se vi chiedo chi di voi pensa di avere un'anima? L'ho alzato tutti, no? Ecco, purtroppo mi dispiace, ma vi sbagliate, perché voi non avete un'anima, voi siete delle anime. Essere un'anima è molto diverso che avere un'anima. Essere un'anima significa, siamo entità vibranti di questa coscienza globale, siamo venuti qua perché abbiamo una missione da compiere. La missione che ognuno deve compiere è una missione specifica per ognuno di noi. Non esiste una missione migliore di un'altra, ma rispettiamoci come anime. E per rispettarci come anime dobbiamo capire come funziona la vita. Dobbiamo inquadrare anche in questo contesto la malattia e la sofferenza. Dobbiamo trasformare il negativo in positivo, trasformare un'emozione di paura senza identificarci con la paura, facciamo diventare qualcosa di gioioso, perché evidentemente se ho paura il corpo mi sta mandando un messaggio, ma io lo trasformo e così farò con la rabbia, e così farò col senso di colpa, con la tristezza, con la gelosia, con l'invidia, con l'orgoglio, con tutto quello che appunto è emotivo, emozionale, che è collegato con i pensieri. A quel punto trasformo alchemicamente i miei pensieri. Trasformando alchemicamente i miei pensieri attraggo, legge di attrazione, una delle 10 leggi fondamentali della vita, attraggo situazioni positive, perché se penso in positivo, attraggo positività. Welch, Conversazioni con Dio, volume 1, ciò che penso creo, quello che creo divento, quello che divento esprimo, ciò che esprimo sperimento e ciò che sperimento sono. Il mio pensiero crea la realtà e quindi creo la mia essenza. Questo significa che se io cambio il mio modo di pensare, cambierò anche il modo di vivere la malattia e non attirerò più malattie. Primo comandamento, non nominare la malattia in vano. Non nominate la malattia in vano. Quando vengono da me le persone, mi dico, dottore, io ho il morbo di Crohn, io guardo le cartelle, dico, beh, chiudiamo, lo metto in valigia, lo metto in borsa. Ah, ma io le volevo far... ho capito. Adesso lei, il morbo di Crohn, non lo deve più nominare. La broncopolmonite aspecifica interstiziale, ho capito, lo mettiamo da parte. Cerchiamo di capire quello che c'è dietro, perché lei è una persona, suonare vero, un'entità vibrante, un'anima incarnata in un corpo dotato di mente, il corpo le sta manifestando un sintomo, dietro il sintomo c'è un messaggio, e dietro il messaggio c'è un metamessaggio. Ecco, la metamedicina, quello che se ne parlerà, tra l'altro, in invito, visto che gli anni, io non ci sarò perché quel giorno sono impegnato qui a Bergamo, tra Corpo e Psiche, congresso internazionale, 15 novembre, centro congressi Giovanni XXIII, ci saranno interpreti illustri, speaker si fa, Luciano Civodanna, che però sarà in videoconferenza, c'è Claudio Nibile, Nader Bunko, tutti questi parlano di metamedicina, cioè parlano del fatto che il sintomo è soltanto un epifenomeno, una manifestazione fenomenologica finale di qualcosa, e noi dobbiamo andare all'origine del sintomo. E allora tutto questo a cosa serve? Serve a cambiare, a trasformare la nostra vita. Trasformare la nostra vita significa cominciare a percepire dentro di noi la felicità, la gioia, l'amore. Significa dare un significato diverso a tutto quello che abbiamo vissuto, perché nulla avviene per caso. Il caso non esiste. Il caso è opera del diavolo. La malattia non è che un giorno uno si alza e si ritrova un linfonodo gonfio o una neoformazione al colon e dice come sono sfortunato, ieri non ce l'avevo e oggi ce l'ho. È l'epifenomeno di qualcosa che non è legato al caso. Quindi eliminiamo il caso dalla nostra vita. Tutto quello che è avvenuto non è avvenuto per caso. Tutto quello che è avvenuto doveva avvenire perché così doveva essere. E tutto quello che creeremo da questo momento in poi sarà legato a un nuovo modo di vedere la vita, di decodificare i dati di realtà. Se volete, cioè, se vi piace questo modo di vedere
la malattia, il senso della vita. Io, il mio sito è francescolivero.it, vi seguite nei vari seminari che faccio in giro per l'Italia, poi in fondo sono solo due, il gioco della vita, due giorni, sabato e domenica, e poi insegno il test kinesiologico. Il test kinesiologico quantistico è un test che attraverso il test muscolare con i mudra mi permette di entrare in pochi secondi nell'inconscio e di andare a capire dove sono le forme pensiero e le egregore che creano quello che poi chiamiamo sintomi e malattia. Questo per quanto riguarda la parte energetica, per quanto riguarda la parte biochimica, chimica, molecolare, legata all'alimentazione. Da questo punto di vista io credo che i libri di Valdo Vaccaro, ecco, questo non è un, sono direi perfetti, cioè voi leggete un libro di Valdo e potete realmente capire come alimentarsi per star bene. A questo punto io, il mio libro Benattia, partecipare a un mio seminario sul gioco della vita, se volete approfondire per capire come funziona l'inconscio, il test kinesiologico, leggere i libri di Valdo Vaccaro, seguire Carmelo con l'ami, a questo punto direi che avete un quadro completo di come veramente star bene. Perché? Qual è il nostro obiettivo? Quando potrebbe vivere secondo voi un essere umano? Allora, teoricamente addirittura 150 anni, oggi, 150 anni, pensate un po', 30 anni ce li giochiamo già con tutto quello che ci hanno fatto fino ad oggi, con tutto quello che ci hanno fatto prendere, alimenti, tossine, farmaci, vaccini che ci hanno dato, noi siamo i bambini, siamo stati bambini ipervaccinati, però sarebbe bellissimo arrivare a 100 anni in più continuando a vivere la gioia da un punto di vista anche mentale. Perché che senso ha arrivare a 80 anni su una sedia a rotelle con la bava alla bocca senza, con una demenza? Non è vita quella. Eppure le statistiche dicono che oggi le donne vivono 84 anni, gli uomini vivono 79, questa è l'età media. Ma noi conosciamo persone che arrivano anche oltre gli 85-90 anni, ma in che modo? Non è quello la vera vita. Io vi auguro di vivere 120 anni, è l'augurio che faccio anche a me stesso, e di poter essere felici fino all'ultimo giorno della vostra vita. Grazie.